Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, in questo video voglio parlarvi della mia prima mostra di pittura. In realtà ho fatto soltanto quella perché per via dell'emergenza sanitaria che purtroppo ha colpito il mondo intero, diciamo, è rimasto tutto bloccato perché se no ne devo fare anche un'altra. Se non lo sapete, perché magari siete nuovi nel canale, vi dico subito che io vado in un corso di pittura. Quindi ogni tanto facciamo delle mostre. Io voglio parlare appunto della mia prima mostra, perché mi sono appena ricordata che nel canale ho detto tutto, ma praticamente non vi ho parlato della mia prima mostra di pittura, che poi sarebbe anche l'unica che ho fatto, e vabbè. E allora, in realtà è una mostra che io comunque non volevo fare, perché mi sentivo insicura, pensavo che i miei lavori non valevano niente e roba così. Io non l'avrei mai detto, però convincermi appunto di fare questa mostra è stato il mio primo ragazzo, il ragazzo con cui stavo all'epoca. E praticamente mi disse: "Tu hai talento, quindi fai questa mostra, tanto so che ce la fai e tutto quanto". E io va bene, ho provato. Praticamente ricordo che io avevo un quadro in particolare che volevo che venisse esibito. Praticamente questo quadro è un quadro praticamente un po' particolare perché racconta un pochettino tutta la mia vita da ballerina e per me quel quadro aveva comunque un grande significato. Volevo a tutti i costi che venisse esibito proprio perché c'aveva un grande significato, preferivo che venisse esibito quel quadro lì invece che magari un altro quadro che per me non aveva valore. Fatto sta che comunque la scelta non è che la potevo fare io, cioè dovevano farla i miei compagni e anche l'insegnante, chiaramente, e vabbè, c'ero anch'io, anche la mia opinione contava, e mi ricordo che era il mese appunto di maggio in cui siamo stati, diciamo, chiamati uno a uno a far vedere davanti a tutti, cioè davanti a quelli del mio gruppo, i lavori che potevamo portare alla manifestazione di fine anno. E praticamente c'era anche quel quadro, c'erano anche altri lavori e tutto quanto. Alla fine sono stati scelti una ventina di lavori, tra cui anche questo quadro. Quindi questo quadro aveva ancora speranza, dico speranza, di essere scelto per la mostra. Però alla manifestazione si sapeva tutto. Io comunque stavo in ansia perché volevo a tutti i costi quel quadro. Cioè, avete presente quando per esempio volete qualcosa, cioè la mostra l'avrei fatta comunque, però volevo quel quadro perché alla fine che senso ha fare una mostra e portare dei lavori che magari non ti dicono niente. Vabbè. Poi arriva il mese di giugno, era la fine di giugno praticamente, e abbiamo fatto la manifestazione di fine anno in cui dovevamo portare i lavori che erano stati selezionati un mese prima a lezione. E tra cui appunto questo lavoro sulla danza e altri lavori. E quando toccava a me, chiaramente io stavo un pochettino in ansia perché comunque era la prima volta che dovevo far vedere i miei lavori davanti proprio a tutti, tutti, tutti. Quindi stavo in ansia e mi sono un pochettino bloccata. Cioè, non riuscivo a spiegare i miei lavori come li avevo fatti, però per fortuna i miei compagni mi hanno dato una mano in quello. Vi ringrazio. Se state vedendo questo video, vi ringrazio. Fatto sta che poi alla fine, per miracolo, io mi sono così, diciamo, come si dice, impegnata affinché quel lavoro venisse proprio scelto. Che, vista la mia determinazione, la mia, diciamo, contentezza, che io ci credevo appunto in quel quadro, è stato proprio scelto. E insieme chiaramente a un altro, un bel vaso, diciamo, di fiori, che
Finalmente è stato scelto. Dopodiché, vabbè, era ora, diciamo, di andare in vacanza, quindi non ci siamo visti, diciamo, per 3 mesi estivi, diciamo così. Poi arriva il mese di settembre in cui sono dovuta andare, diciamo, da un fotografo a fare, diciamo, le foto da mettere su un catalogo. E praticamente io stavo comunque emozionata perché non immaginavo, perché io allora alla mia vecchia scuola, cioè alle superiori, se si doveva fare qualcosa, cioè mi tagliavano sempre fuori da tutto. Quindi ero stra-emozionata il fatto di fare la mostra. Fatto sta che per delle, diciamo, come si dice, ci sono stati degli imprevisti che la mostra non si è fatta più a ottobre, ma si è fatta a gennaio, più precisamente il 20 gennaio. Però prima di arrivare a quella data, io comunque sono dovuta andare un attimo dove faccio lezione per ritirare, diciamo, i cataloghi. Quando io ho visto il mio nome sul catalogo, la prima cosa che mi è uscito proprio di cuore dire: strano. Strano perché? Perché c'era il mio nome. Ho detto: cavolo, sono finita sul catalogo, adesso tutti sanno chi sono. Non ci posso credere. E va bene, pure perché a quei tempi io non facevo video sul canale, quindi ero totalmente anonima, ragazzi, totalmente anonima. Quindi per me leggere il mio nome su quel catalogo, oddio, quando mi ha fatto strano, ragazzi, mi ha fatto proprio strano, assurdo, continuavo a ripetere strano, strano, cioè si era incantato il disco praticamente. E dopodiché, vabbè, sono andata via. Nel frattempo, comunque, ho dovuto contattare una persona per incorniciare i miei lavori, perché i lavori devono essere incorniciati. Comunque. E poi li ho dovuti consegnare, comunque, dove faccio pittura, affinché, appunto, l'insegnante a sua volta li consegnasse al museo. Arriva il 20 gennaio. Una mia compagna di corso pubblica un articolo di giornale. Sono andata a vedere. Avevo fatto pure l'articolo di giornale in cui ci stavano i nomi di tutti i partecipanti, tra cui anche il mio. Ho detto: cavolo, ma mi hanno messo pure sul giornale questi qua. Ho detto: Dio. Ma non è finita, perché c'era anche un manifesto, diciamo, per Chieti, per la mia città, con tutti i nomi dei partecipanti. No, non è possibile, ho pure il manifesto adesso. E va bene. Io non sapevo di questo articolo di giornale che finivamo anche sul giornale, quindi chiaramente non ho pensato di comprare il giornale quella mattina. Io non sapevo niente, poi stavo comunque nervosa, agitata, perché io comunque ho detto cavolo, cioè, a me non piace tanto apparire perché, diciamo, qualche video fa avevo pure detto, vi avevo anche spiegato che io ho problemi a esibirmi in pubblico. Quindi, per dire, stavo un pochettino nervosa. Arriva l'orario, siamo andati, chiaramente sono venuti pure i miei genitori a questa mostra. Sono venuti pure i miei parenti per vedere la mostra. È stato assurdo, cioè è stato strano comunque. Dopo una prima introduzione, chiaramente tutte le persone. Ah, dimenticavo che comunque a questa mostra c'è venuta pure una mia vecchia professoressa, che praticamente l'avevo invitata io, praticamente. Però non me l'aspettavo che le veniva, perché comunque è venuta tardi. Dopo l'introduzione, fatto sta che comunque, dopo una breve introduzione, tipo su che cosa riguardava questa mostra,
Finalmente siamo stati invitati a vedere la mostra vera e propria. Comunque noi non sapevamo dove fossero esposti i nostri lavori. Come siamo entrati nella sala? Cioè io questa è la scena che non mi potrò mai dimenticare. I lavori proprio miei, stavano praticamente appena entravi. Quindi tutte le persone, cioè, si fermavano a guardare i miei lavori. Dico, ma pure questo. È stato stranissimo, è stato stranissimo. Poi chiaramente comunque le persone giravano per la sala per vedere i vari lavori. Fatto sta che ricordo che mentre comunque io stavo un pochettino, diciamo da sola, praticamente ricordo che mi sento chiamare ed era appunto la mia vecchia professoressa delle superiori che era venuta e ho fatto vedere i miei lavori e lei è rimasta tanto colpita, ha detto sei bravissima, tutto quanto. Dopodiché è successo che vengono delle persone che io non conoscevo con un catalogo, una copia del catalogo e una penna. E io ho pensato, ma questi mo che vogliono da me? Scusa, scusa, sei tu l'artista, potresti farci un autografo? Ah. Adesso mo firmo pure gli autografi, ho pensato. Infatti, tipo, io stavo tipo, cioè, mi tremava tutto, cioè, per poco non svenivo pure dentro il museo, cioè, proprio è stato stranissimo, è stato comunque una cosa assurda. Dopodiché è successo che i miei compagni mi hanno detto, organizziamo una cena stasera, vuoi venire? Però chiaramente io, se me lo dicevano prima, dicevo comunque di sì, però me l'avevano detto all'ultimo minuto e chiaramente non riuscivo ad esserci, mi è dispiaciuto un sacco e poi vabbè, me ne sono, diciamo, andata insieme ai miei genitori e sono stata veramente contentissima di questa mostra perché comunque per me è stato un grande traguardo, anzi dirò di più, una persona che mi segue adesso nei video, sapete come mi ha conosciuta? Praticamente leggendo l'articolo di giornale, aveva visto il mio nome e cognome sul giornale. Siccome io mi chiamo anche Stella, il mio nome, per qualche strano motivo, l'ha portato all'ispirazione. E ha detto, fammi chiedere l'amicizia, magari una bella ragazza, magari. Praticamente è così che siamo diventati amici. E io mi sento veramente, non lo so, una cosa assurda, soprattutto perché dopo un po' i miei genitori sono andati alla mia vecchia scuola a parlare con i professori, perché comunque adesso ci sta mia sorella. E praticamente i professori sapevano che avevo fatto la mostra, perché comunque questa notizia aveva fatto il giro del mondo, cioè praticamente tutti quasi sapevano, anche se io non l'avevo detto, che avevo fatto la mostra, perché comunque c'era l'articolo sul giornale, il manifesto. La voce gira, cavolo. E per me è stata una bella soddisfazione, perché comunque, pensando a quante volte io sono stata esclusa, magari dovevo fare una sfilata di moda, mi hanno tagliato fuori, dovevo fare lo spettacolo di danza, mi hanno tagliato fuori, e mo' invece mi hanno visto sul giornale, cavoli, questo sì che fa male per chi magari non mi poteva vedere. Veramente ha fatto tanto male. Io infatti spero di riuscire a fare altre mostre, anzi non vi prometto niente, però anche se adesso non vado al corso di pittura e in arrivo un'altra mostra che io voglio partecipare, però una mostra di selezione, quindi non è detto che riesco a entrarci in questa mostra, però almeno ci voglio provare, mi voglio mettere in gioco. Questa è la cosa più importante. La cosa più importante è mettersi in gioco, perché se non ci si mette mai in gioco, non si può mai sapere quello che succede in futuro. Per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mettete un pollice in su.